tutti, ancora tutti in clausura, di conseguenza l'unico modo per muoversi un po' è all'interno della propria casa. E quello che posso così darvi come idea, come consiglio, è quello di utilizzare quello che avete intorno, appoggiare. Infatti ho preparato una sedia, una scatola da scarpe, ho legato un elastico al piede del mio divano e ho anche questo. Allora, va benissimo anche l'elastico. Questo qui non è nient'altro che una corda con la quale di solito vengono legati le valigie sul portapacchi, insomma, come idea. Vedete qui i cavi che si portano, sono estensibili, insomma. Io ne ho legati tre insieme per dare un pochino più di trazione, questo per chi vuole fare un pochino più fatica, ma vi assicuro che già un elastico di quelli a banda che si hanno solitamente sia a disposizione. Oggi vediamo alcune cose, ci saranno sicuramente degli altri esercizi perché vorrei farvi un 3-4 video di questo tipo nei quali se non avete qualcosa che appunto vi propongo di utilizzare potrete magari andare oltre e sfruttarlo e sfruttare altre cose che poi vedrete magari più avanti in un altro video. Primo esercizio è un esercizio di squat, sempre meglio cominciare l'allenamento con un riscaldamento, di conseguenza se avete una cyclette anche tipo la mia, un po' anni 80 o qualsiasi altra cosa che vi possa dar modo di muovervi un pochino all'inizio meglio. Viceversa, cominciate con calma, magari anche con una leggera corsetta sul posto, piuttosto che adesso appoggio un attimo la scatola, dei jumping jack, insomma, qualsiasi cosa che vi possa permettere di riscaldarvi un attimo, se avete modo anche una corda, se i vicini ve lo consentono. La scatola da scarpe, torniamo a questa. Cosa succede? Il movimento di squat classico, che vi ricordate sicuramente, adesso mi metto un pochino meglio di profilo, scendo e salgo, scendo e salgo, ha come forse unico limite, un buonissimo esercizio per le gambe, è che io non arrivo mai allo stesso punto. O meglio, devo concentrarmi per farlo. Se ho un punto di riferimento, cerco di arrivarci ogni volta e ce la faccio anche, nel senso che scendo bene, sfioro la scatola e ritorno su. Vi assicuro che la discesa fino alla scatola è una discesa maggiore di quanto io non farei se invece lo facessi in maniera libera. L'altezza potete deciderla voi. Io ho preso una scatola, quella delle scarpe, e l'ho messa in verticale, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, considerate che più basso è il rialzo che mettete dietro e più è faticoso l'esercizio. L'esecuzione è mai andare con le ginocchia oltre la punta dei piedi, compensare la caduta in avanti del busto, sì, anche questa tendenza un pochino a cadere indietro, distendendo bene le braccia in avanti, torno e vado. Posso ripetere questo movimento qualche volta, adesso lo sto eseguendo forse anche un pochino più veloce, potreste rallentare e ritornare su, la lentezza chiaramente è sempre fatica, quindi potete decidere di rallentare e fare un po' di più. Ritorno poi, magari metto l'ultima ripetizione, mi fermo in isometria, non sono seduto ma sono proprio molto vicino alla scatola, mi fermo una quindicina di secondi circa e poi ritorno su bene. Sempre per la parte gambe, abbiamo visto uno squat. Per rendere tutto un pochino più faticoso, ho qui una sedia e posso decidere di mettermi con il piede posteriore appoggiato a questa sedia. Faccio un buon passo avanti, scendo piano piano e ritorno su bene. Il piede dietro è quasi solo di appoggio, nel senso di equilibrio, ma cerco, scendendo bene e salendo bene, di concentrarmi sulla gamba che ho davanti. Ed è lei che fa la maggior fatica possibile nello spingermi su, ma anche nel frenare la discesa. Ovviamente poi cambio, appoggio, appoggio, scendo bene, se ho un passo troppo corto lo aumento un pochino, scendo bene e ritorno su. Adesso vi faccio vedere giusto qualche movimento, direi che del precedente, lo squat di questo, potremmo fare 15 ripetizioni, 15 movimenti, 15 per gamba e la tenuta in isometria nello squat direi un 15 secondi circa.
Un secondo esercizio per l'addome è sempre con l'utilizzo dell'elastico ancorato al piede del divano o a qualsiasi altra cosa. Ovviamente basta che la trazione non ve lo tiri dietro. Ovviamente deve essere un appoggio saldo. Ci riportiamo a terra. Abbiamo lo stesso discorso di impugnatura dell'elastico in modo che la tensione su una banda e sull'altra sia più o meno la stessa. Se voglio arrotolo anche un pochino l'elastico, poi mi porto a terra. Appoggio bene la schiena, sollevo una gamba, distendo la gamba, il braccio opposto, perdonate, gamba destra, braccio sinistro, l'altro rimane in posizione ferma. Vado su, quasi volessi con la mano, col pugno, toccare la punta del piede, elevo e ritorno. L'importante è che io non salga dritto per dritto, spero che nel video si veda, ma vado a ruotare bene. La spalla sinistra viene portata verso il ginocchio destro, praticamente. Ovviamente, allo stesso modo, appoggio, tengo morbido il braccio sinistro, distendo il destro, piede a martello ci può stare bene, elevo in torsione e ritorno. Posso anche decidere di distendere tutte e due le gambe, se però distendendo le iniziano a tremare perché vi danno troppa tensione, piegatele un pochino, distendete bene le braccia, ritorno da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda questo tipo di esercizio, dovete solo fare attenzione al fatto che la parte del collo e delle spalle non vi dia troppo fastidio. Se sentite tensione sul collo, eliminate l'elastico, eliminatelo, vi portate di nuovo a terra. Portate su una gamba, le mani vanno a tenere la testa e andate su una maniera più classica, a chiudere sempre la spalla verso il ginocchio. E anche, ovviamente, poi nell'altro senso. Quindi ricordate, non deve esserci tensione sul collo, mi raccomando. Procedendo, andremo a fare un esercizio per il petto. Piegamenti sulle braccia sono sempre un esercizio davvero molto valido e anche molto semplice. Vado a terra e via che faccio. Anche in questo caso bisogna essere un po' precisi nell'esecuzione. Se volete la cosa più semplice è appoggio le mani, appoggio le ginocchia e scendo col petto tra le mani in modo che il viso vada leggermente oltre le mani d'appoggio. Quindi scendo e ritorno giù. Cercate di non andare giù col bacino, ma di fare in modo che sia davvero il petto ad andare verso il pavimento. Se volete ovviamente intensificare, andate a appoggiare le punte dei piedi a terra sollevando le ginocchia, scendo bene e ritorno su. Considerate che io ho un appoggio larghezza tappetino, per le mani intendo dire, se volete rendere tutto un pochino più faticoso potreste andare oltre il tappetino e quindi aumentare l'ampiezza. Se allontano l'appoggio rispetto al centro del corpo vado a far più fatica. Quindi appoggio un pochino più largo, scendo bene e ritorno su con tutte le varianti possibili. Quindi impugnatura larga, ginocchia a terra, scendo bene, oppure appunto come vi ho fatto vedere prima, appoggio bene, sollevo corpo protetto, ritorno giù e spingo bene. Se volete una piccola variante, elastico, lo portate in buona tensione anche doppio se volete, possiamo provare. Impugno, porto dietro la schiena, lo tendo bene e cosa faccio? Appoggio le mani a terra tenendo l'elastico. Quindi cosa succede? Che quando io vado giù, l'elastico mi trascina verso il pavimento. Quando vado su, mi dà più resistenza. Ritorno giù bene, vado su e sfrutto questa maggiore resistenza che mi dà l'elastico, devo farlo passare bene dietro la schiena, perché veramente non deve scivolare via mentre faccio l'esercizio. Come vi dicevo anche prima, ovviamente poi la tensione e la difficoltà la scegliete voi. Può essere anche un passaggio singolo, eh? Vabbè. E quindi adesso passiamo a un esercizio per il dorso, per la schiena. La posizione è seduta, avvolgo la pianta dei miei piedi con l'elastico e cerco una trazione. Il dorsale lavora quando io tiro qualcosa verso di me. Di conseguenza devo fare in modo di ancorare un elastico o qualcosa che crei tensione
e poi appunto tirarlo verso di me. Chiaramente cosa succede? Che l'elastico singolo, insomma, sì, certo da tensione, ma neanche poi tantissimo. Posso decidere di prenderlo doppio, chiaramente dipende anche da che elastico avete a disposizione, se ce l'avete anche, sperando, in pugno e tiro bene, già doppio vi assicuro che la questione un pochino cambia, cercate di stare sempre ben su con la schiena, ben eretti, non collassati in avanti, cercate di tenerla davvero ben estesa, come se un filo vi tirasse su verso il soffitto. E poi cosa succede? Quando tirate a voi, cercate di aprire molto bene il petto, perché per fare meno fatica il corpo tenderà a far questo. Invece voi cercate di stare su ben in apertura e di fare in modo che i gomiti vadano se possibile un pochino dietro i vostri fianchi, come linea di arrivo. Poi ritorno lento e vi attiro di nuovo. Devo fare in modo che la parte di movimento in cui l'elastico mi trascinerebbe in avanti, questo vale per tutti gli esercizi, io la accompagni lentamente fino alla massima estensione delle braccia in questo caso. Quindi tiro bene e ritorno. Se voglio sull'ultimo, questo vale per anche questo per tutti gli esercizi, posso mantenere tensione cercando di andare a contrarre il dorso, il dorsale, il più possibile. Quindi mantengo, inspiro, espiro, non tengo mai il fiato in questa fase e poi lentamente rilasso. Sempre con l'utilizzo di un elastico posso fare spalle in una maniera abbastanza semplice, fate in modo che l'elastico venga impugnato così, col pollice rivolto verso il soffitto. Dopodiché dovete cercare di dare la stessa tensione a destra e a sinistra, pestate l'elastico più o meno, insomma, a metà, se è anche più di più o meno meglio, nel senso che se la tensione è davvero uguale, meglio. Cosa faccio? Elevo bene le braccia, le porto con i gomiti, i polsi e le spalle sulla stessa linea e ritorno piano piano. Quindi inspiro, vado su bene, tengo la posizione e scendo lentamente. Qui fate seguire il respiro al movimento, o meglio il movimento al respiro, cioè inspiro, espiro, inspiro, espiro, un movimento continuato. Cioè non arrivo a rilassare completamente le braccia, così come quando sono su non mi fermo, ma cerco di arrivare a maggior tensione possibile nell'elevazione e ritorno. L'errore che viene fatto solitamente è portare su le mani tenendo i gomiti bassi, invece cerco di elevare bene i gomiti insieme con i polsi, insieme con le braccia e ritorno piano piano. Il piede che va a tenere l'elastico è indifferente, può essere il destro, può essere il sinistro. Possiamo a qualcosa per le braccia, ho portato una sedia, se mi siedo, impugno il bordo laterale della sedia facendo chiaramente attenzione al fatto che le mani non sfuggano, quindi mi raccomando, appoggio bene i piedi davanti a me a terra e poi lentamente, scivolando con la schiena molto vicino al bordo della sedia, vado piano piano giù e lentamente ritorno. Guardo davanti a me, cerco di non chiudermi troppo in avanti, ma di tenere il busto eretto. Scendo e salgo bene. I gomiti tenderanno ad aprirsi, poi cercate di stringerli bene. Scendo e salgo. Ci sono diversi modi di rendere l'esercizio più faticoso e uno di questi potrebbe essere quello di avvicinarsi a un rialzo e di appoggiare i piedi sopra questo rialzo. Ovviamente il carico del corpo viene maggiormente trasferito verso le braccia, di conseguenza sentirete subito che l'esecuzione è più complicata, però rimane uguale, schiena che passa a rasentare la sedia e stendo bene il corpo. Solo una cosa, non rischiate mai di rimanere senza energia qui, perché altrimenti da qua andare a terra per la spalla è un disastro, di conseguenza date sempre in modo al corpo di riuscire a tornare su per appoggiare i piedi a terra e poi sedervi, oppure se avete già i piedi a terra per tornare su e riuscire a sedervi, ok? Questo mi raccomando. Abbiamo visto più o meno tutti i gruppi muscolari, certo, diciamo così, i principali. Per quanto riguarda i bicipiti, che manca,
propongo una cosa un pochino diversa dal solito, perlomeno penso che possa essere considerata tale. Praticamente andiamo a terra, sempre con l'elastico agganciato da qualche parte, lo impugniamo, come dire, a martello, in modo cioè che i pollici siano rivolti verso di noi, busto dritto, addome in tensione, braccia sollevate, cioè da qui, con i gomiti lungo i fianchi, porto le braccia un pochino più alte, tengo i gomiti fermi e chiudo bene la mano verso la spalla, ritornando. Quindi non ho trazione, ma ho braccia bloccate e avambraccio che sale e che scende. Quindi l'idea è, la prima cosa che faccio è spingo bene la braccia verso l'alto e poi chiudo l'avambraccio su braccio. Così isolo il lavoro del bicipite in maniera un pochino più complicata che non la versione, diciamo così, classica, che invece, come per le spalle, ricordate, l'impugnatura, ma invece che elevare, devo chiudere l'avambraccio su braccio, però chiaramente questa è una tensione sicuramente minore all'esercizio precedente che io ho fatto. Come vi dicevo, abbiamo fatto praticamente un esercizio per gruppo muscolare. Considerate che è poco fantasioso, ma i 15 movimenti, soprattutto a corpo libero, potrebbero andare bene a seconda della fatica che fate. Se ne fate troppa, per forza di cose vi dovrete fermare prima. Viceversa, se avete modo di procedere, cercate di farlo fino a sentire davvero che il gruppo muscolare interessato è messo sotto stress, perché un po' di fatica per forza di cose ci deve essere. La cosa che manca, ovviamente sapete che questo è un pochino la mia passione, è uno stretching, un allungamento. Io vi consiglio due esercizi che a mio parere a fine allenamento non possono mai mancare, sia per chi ha fastidio di schiena che per chi non ne ha. La parte da strecciare prevalentemente è la parte posteriore che tende a accorciarsi parecchio. E quindi una cosa che propongo sempre è un esercizio a catena muscolare. Praticamente piego bene le gambe in modo da avere lo spazio per passare le braccia sotto, vado ad abbracciare bene, a mettere in tensione, distendendo il più possibile le gambe, ma senza perdere l'abbraccio, perché i gomiti devono essere sempre vicino al pavimento, e lentamente con un bel respiro faccio in modo che il busto vada un pochino in avanti, quindi l'addome si appoggi bene alle cosce, e che poi la fronte, con un lungo espiro, venga portata verso le ginocchia. E qui respiro. Considerate che lo stretching è utile solamente se viene protratta la tensione, mantenendola costante, senza esagerare, ma comunque deve essere sempre una tensione viva, per almeno un 30-40 secondi, che vi sembreranno pochi. Ma vi assicuro che se avete un orologio che vi dia modo di tenere questi 40 secondi, poi quando siete in tensione così poco non sono. Dopodiché a terra appoggiamo bene la schiena, possiamo riprendere, adesso non ce l'ho più intorno, chiaramente, eccolo qua, l'elastico, perché andiamo a terra, lo portiamo doppio in modo che ci restituisca una buona tensione, ma non è un esercizio di fatica, è solo modo di tenere le mani più o meno all'altezza delle tibie o delle caviglie. Quindi questa è solo una questione, come dire, di comodità. Da qui mento basso verso lo sterno, i talloni che vengono spinti bene verso il soffitto, le braccia morbide, o che magari al limite creano solo una leggera trazione, quindi una leggera spinta verso il basso, la schiena ben appoggiata, come vi dicevo, il mento basso, e anche in questo caso con la schiena molto molto ben aderente al pavimento, mantengo la posizione. Tengo i miei 40 secondi e ripeto, distendendo una gamba a terra e l'altra mantenendola ben distesa al soffitto. Qui le spalle tenderanno a salire e a portarvi su, invece voi appoggiando bene la testa cercate di riportare il più possibile le spalle a terra e di non avere troppa tensione sulle braccia. Mento basso, tengo. Ovviamente poi farò risalire l'altra gamba, cambio, distendo e via. E anche qui mantengo.
i 40 secondi di cui vi parlavo.